SIGEP 2023 continua, siamo allo stand di Tutto Capsule, la catena di negozi in franchising presente prima in Italia e ora in vari paesi d'Europa, e ci troviamo in compagnia di Vincenzo Pagliero, l'amministratore delegato dell'azienda. Vincenzo, è un gran piacere ritrovarti qui al SIGEP. È un piacere anche per me, Fabio, sono contentissimo di rivederti. È passato più di un biennio dall'ultima volta che ci siamo visti, Tutto Capsule è cresciuto ulteriormente, quali sono le novità degli ultimi 30 mesi? Beh, negli ultimi 30 mesi sono stati veramente importanti per noi, perché la crescita di Tutto Capsule si è confermata in Italia, dove oggi siamo presenti in tutto il nord Italia e nel centro Italia prevalentemente, contando circa 150 punti vendita. Di questo ricordo che più di 40 sono di proprietà, perché per noi è un modo anche per dimostrare ai nostri partner che siamo i primi noi a credere nel lavoro che stiamo facendo. Ma la crescita di Tutto Capsule è stata tantissimo anche all'estero, e da qui anche la nostra presenza al SIGEP. Ad oggi abbiamo 28 punti vendita in tutto il mondo, non soltanto in Europa. Il nostro punto vendita più lontano l'abbiamo aperto da poco in Ecuador, a Quito, e cercando di portare il meglio del Made in Italy fuori dai nostri confini, perché siamo convinti e più che consapevoli che in Italia siamo bravi a fare tantissime cose, soprattutto il caffè, e quindi cerchiamo di portare un po' di Made in Italy del caffè fuori dai confini. Non dimentichiamo che quasi tutti i brand che vediamo esposti nei vostri negozi sono di caffè espresso italiano. Esatto, noi esportiamo prima di tutto la cultura dell'espresso italiano attraverso il monoporzionato e quindi tutti i sistemi che da noi sono diffusi e leader. Cerchiamo di portare i grossi brand, ma non soltanto, perché abbiamo tantissime piccole e medie torrefazioni che noi siamo ben consapevoli che facciano un ottimo lavoro e che molto spesso non sono conosciute. Cerchiamo di mettere in comunicazione i consumatori che sono fuori Italia con quella che è la nostra specialità. Voi però state facendo anche un po' di personalizzazione, ovvero ho visto che nel vostro stand sono presenti più packaging con il marchio Pagliero. Sì, esatto, la nostra gamma marchio privato quest'anno ha avuto un cambiamento di linea, cambiamento di comunicazione nei confronti del consumatore. Abbiamo rivisto tutta quanta quella che è l'immagine coordinata, ma soprattutto abbiamo ampliato la gamma, Fabio, perché oltre al caffè abbiamo inserito tutta una gamma di bevande solubili, di prodotti preparati sempre in monoporzionato, che sono andati a recuperare un po' le artigianalità, penso al mondo del cioccolato, al mondo del latte, al mondo degli aromi, dove siamo obiettivamente molto bravi, il SIGEP lo dimostra, e l'abbiamo fatto tutto a marchio privato. Il nostro marchio privato vuole rappresentare il meglio del Made in Italy. Noi andiamo a cercare dalle migliori torrefazioni le loro migliori miscele, cercando di metterle e di farle anche un po' nostre. Infine, ultimo ma non per importanza, la formazione e la cultura del caffè che andate a divulgare attraverso la vostra accademia. Esatto, quest'anno per noi la formazione diventa la priorità di Tutto Capsule. La formazione la faremo in due modi. Il primo, interno, il nostro in sede, apriremo il primo training center in Italia dedicato esclusivamente al mondo del monoporzionato. Sarà un training center dove spiegheremo ai nostri partner, ma anche ai consumatori finali, le differenti caratteristiche di estrazione che hanno ogni sistema e soprattutto le macchine che utilizziamo e che noi vendiamo, che cosa sono in grado di fare, andando a fare un focus sia sul contenuto che sul contenitore. Invece nei negozi sta partendo, è già aperto a Torino il primo punto vendita, che è un negozio Tutto Capsule con all'interno Accademia. Accademia è un luogo dove si può bere il caffè, degustare, conoscerlo, e dove il nostro personale è particolarmente formato per poter dare al consumatore un'ampia scelta di bevande che poi può tranquillamente acquistare, comprare e rifare a casa. Accademia nasce come format principalmente per lo sviluppo estero, perché i nostri partner ci chiedono di poter far assaggiare ai loro consumatori il nostro caffè. Beh, questo è particolarmente importante, perché poi far comprendere al consumatore che cosa sta bevendo forse
gli fa apprezzare ancora di più tutto ciò che si nasconde dietro la lavorazione del caffè. Vincenzo, forniamo tutti loro un indirizzo di posta elettronica per poter entrare in contatto con voi, per aprire un negozio in franchising oppure magari per andare a scoprire un negozio più vicino al consumatore per comprare i vostri prodotti. I nostri riferimenti sono semplici, per cui potete andare sul sito che è www.tuttocapsule.it, la mail istituzionale info@tuttocapsule.it o seguirci sui social, sulle pagine istituzionali sia di Facebook che di Instagram. Vincenzo, ti ringrazio per la collaborazione, ci rivediamo a questo punto o a Vending Paris oppure a OST 2023 a ottobre di quest'anno. Ci rivediamo presto, Fabio, grazie.